ogni giorno se ne vedono di tutti i colori, anche gli articoli ironici e carini. Poi una magistratura e una procura attentissima nell'andare sempre a colpire per stupidate, per reati incredibili, di una mancanza di una firma o quant'altro. Ma ragazzi, italiano è tutto uno schifo. Di conseguenza gli stadi con gli ultra sono sempre esistiti e erano grandissimi stadi. Oggi anche gli ultra si sono quasi stancati, quindi tutto va scemando, ma le colpe non sono sicuramente degli ultras, anzi fanno figurare sempre gli ultras come i colpevoli di uno stadio dove le famiglie, i bambini, sempre quegli spot qua che onestamente un po' avanzano. Festa della Dea andrà in scena anche quest'anno dall'11 al 16 di luglio, punto d'incontro non solo per gli ultra ma per tutte le famiglie, per tutti gli atalantini. C'è qualche novità in tal senso? La festa della Dea si farà sempre che qualcuno non si inventa un qualcosa per bloccare, perché la festa della Dea non è una cosa che si fa per forza, si fa se la curva resiste, è sempre compatta, è sempre bella, è sempre vogliosa, sempre con lo stesso cuore, la stessa passione. Se ci sono queste cose si andrà a fare la dodicesima festa della Dea. Se questo sarà, arrivare a un mese da questa parte, sicuramente faremo di tutto per riportare la tifoseria in toto sul piazzale dell'Odio Center e sicuramente faremo di tutto per emozionarci ancora in tutte le fasce di età che c'è nella storia dell'Atalanta Bergamasca Calcio, per cui faremo il possibile per ripeterci sempre, insomma, invitando a destra e a sinistra chi di dovere ha vestito la maglia negli anni indietro e fare rigidamente quello che per noi è sacro, una grande solidarietà a chi abbiamo già preso i contatti.